Ciao bambini, benvenuti nella seconda lezione online. La lezione di oggi è una lezione un po' particolare ed è una lezione che io consiglio per i bambini di seconda elementare. Quindi, se ci sia qualche bambino di prima che ha voglia di provare, va benissimo, però è un pochino più complicata. Quindi io ve la consiglio se siete in seconda, ok? Perché la lezione di oggi parlerà delle onde sonore. Quindi vi dico subito quello che ci servirà per questa lezione. Ci servirà un foglio a quadrettoni, un lapis, una matita rossa, una penna o matita blu. Cercheremo quindi di imparare, di capire come è fatto il suono. Allora, noi lo sappiamo da che cosa nasce il suono. Ve lo ricordate già l'anno scorso? La prima cosa che abbiamo fatto a lezione è stato toccare la nostra gola o il legno della chitarra. Io sono passata tra i banchi, vi facevo sentire come il legno della chitarra vibrava quando io suonavo le corde. E voi lo vedevate, no? Le corde che vibrano, eh? Vediamo un attimo insieme se lo vedete bene. Avete visto come suonano quando io tocco le corde, quando le pizzico, le tocco, come vibrano, come tremano? Allora, quindi oggi andiamo a imparare a capire come è fatto il suono. È un po' complicato, ma vedrete che ce la facciamo. Allora, innanzitutto, come funziona? Com'è che io sento il suono? Allora, io il suono lo sento perché dal mio strumento, che può essere la chitarra o la voce, io faccio partire il suono perché dentro di me, per esempio nella gola, io ho le corde vocali, cominciano a vibrare e la voce fa un suono. Mettiamo la mano qui sulla gola, ve lo ricordate? L'abbiamo già fatto questo esercizio. Mettiamo la mano sulla gola e proviamo a fare un A e sentiamo che la nostra gola vibra. Proviamo un po'. Lo sentite che qui vibra? Perfetto. Come faccio io a sentirla questa A? Facciamo finta che, ora io qui sono un po' stretta, vediamo un attimo se riesco a trovare una posizione un pochino più larga. Mi metto un pochino indietro, bambini. Eccoci qua. Come è fatto quindi il suono, bambini? Il suono, dopo che abbiamo sentito che la nostra gola vibra, come fa ad arrivare ai nostri orecchi? Allora, immaginiamoci che apriamo le braccia, facciamolo insieme questo esercizio, bambini. Mettiamoci dritti in piedi, a braccia larghe. Facciamo conto che da questa parte di qua, da questa, mammina, ora butto in terra tutto, che da questa parte di qua c'è la maestra Veronica, ci sono io, che vi faccio un suono. Da questa parte di qua, ci siete voi che ascoltate il mio suono. Allora, il suono parte da questa parte qua, ok? Parte e si muove. Facciamole insieme. Vedete come si muovono le mie braccia? Io sono uno stecco, bambini, cioè non ho proprio molta agilità, ma voi che siete giovani e siete agili, sicuramente lo farete un pochino più fluido questo esercizio. Allora, facciamolo insieme e vediamo di muoverci come un'onda. Lo vedete che le mie braccia fanno come un'onda, che parte dal suono, quindi dalla maestra Veronica che fa una A, al vostro orecchio. Proviamo a farlo quando sentiamo il suono, facciamo la nostra onda sonora che parte dalla voce e arriva all'orecchio. Pronti? Vediamo quando parte il suono. C'è silenzio, stiamo fermi. Sentite? Non c'è più il suono, dobbiamo stare fermi. L'onda si è fermata. Avete visto? Quindi il suono, chiaramente un po' l'avete capito,
Come è fatto? Ha una forma ad onda che parte dalla, diciamo, dalla bocca, se parliamo della voce, oppure dalla chitarra o da qualunque strumento, e arriva all'orecchio di chi ascolta come un'onda. Ok? Adesso proviamo a disegnare sul foglio che abbiamo qua davanti con un lapis la nostra onda. Mi raccomando, belli precisi, eh? Bravissimi. Adesso, se non vi ricordate i suoni gravi e i suoni acuti, potete andare tranquillamente nella lezione precedente, la lezione 1, così ripassate che cosa sono i suoni gravi e i suoni acuti. Se ve lo ricordate, ve lo dico velocemente, ricordatevi che i suoni gravi sono i suoni, quelli bassi, nella parte bassa della scala, mentre i suoni acuti sono i suoni alti, quelli nella parte alta della scala. I suoni, in base alla loro altezza, hanno un'onda diversa l'uno dall'altra. Nei suoni gravi, la nostra onda sarà un'onda più lenta. Quindi proviamo a sentire, per esempio, un suono grave e vediamo come si comporta la nostra onda. Siamo pronti? Ecco qua la nostra onda. Mentre i suoni acuti avranno un'onda veloce. Più sono acuti, più sono veloci. Siamo pronti? Vediamo un po' com'è questo suono. È sempre più veloce perché il suono è sempre più acuto. Non ci riesco. Questi esercizi, bambini, lo potete fare anche se avete qualche fratello, qualche sorella, con i vostri genitori. Più siete, più l'onda è lunga, eh? Più è lunga l'onda, più può arrivare lontano all'orecchio di chi ascolta, eh? Allora, proviamo a disegnare le onde sul nostro foglio con la matita blu. Scriviamo sotto suono grave, onda lenta. Disegniamo la nostra onda, che è una onda lenta, bella larga, bella appiattita. Mentre l'onda del suono acuto è un'onda veloce, abbiamo detto, e quindi proviamo a scriverla insieme. Quindi suono acuto, onda veloce. Con la matita rossa scriviamo e disegniamo la nostra onda. Bravissimi! Non è facile, vero bambini? Anche perché il suono è qualcosa che noi non possiamo toccare, ma lo possiamo soltanto ascoltare. Però ricordatevi che il suono parte da una vibrazione, ok? Ora mi rimetto a sedere. Chiaramente, bambini, io vi ho detto che il suono nasce da una vibrazione. Non è che tutto quello che vibra suona. È chiaro che se noi sentiamo la pancia che ci vibra, non facciamo sicuramente un concerto con la pancia che ha fame. Però gli strumenti musicali sono fatti in modo che ci sia sempre qualcosa che vibra. Nella chitarra che cos'è che vibra, bambini? Le corde, eh? Abbiamo visto prima, mentre nella voce abbiamo le corde vocali. Per esempio, nel tamburo, che cos'è che vibra secondo voi? Il tamburo, quando ce l'abbiamo, battiamo sul legno laterale o battiamo sopra, sulla pelle? Battiamo sulla pelle, quindi quello che vibra è proprio la pelle del tamburo, ok? Adesso, questa lezione era un pochino complicata, io lo so, quindi se volete insieme andiamo a cantare una canzone che so che vi piace tanto. Tutti quanti vogliono fare il jazz, vi va? Eccoci qua,
Mi sono messa le cuffie perché se no non mi sento, non sento la voce, non sento la chitarra. Tutti quanti vogliono fare il jazz. Siamo pronti a cantarla insieme? Vai! Tutti quanti vogliono fare il jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz. Samba, rumba, rock and roll, twist, cha cha cha. Lo stesso prurito non te dà la polka rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò. Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè. Sa 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 sa, olè! Col jazz ti senti giovane perché hai voglia di ballare ben più forte di me. Perché non provi ed anche tu saprai com'è. Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polka e rondò, come il tango e il foxtrot, roba rococò. Se tu li senti suonare, ti farà ricordare l'arca di Noè. Sa 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 sa, olè! Ma tutti quanti vogliono fare il jazz, perché resistere non si può al ritmo